Edizione del sabato di Occhio alla Notizia, edizione flash che si apre con la cronaca. Uno smottamento di terreno avvenuto durante le prime luci dell'alba ha costretto i tecnici della provincia a chiudere al transito veicolare via Montegiano in località Monbaroccio. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Pesaro e i carabinieri. Oggi pomeriggio sono finiti i lavori di messa in sicurezza della strada, quindi è stata riaperta la strada dalla Polizia Municipale grazie all'intervento dei del fuoco, e ringrazio come presidente della Proco il comandante provinciale Dino Poggiali. Facciamo un appello all'amministrazione comunale e all'ufficio tecnico affinché faccia delle serie verifiche nei prossimi giorni a tutta la strada, perché ci sono delle altre piante pericolose che meritano e necessitano di un controllo e di una supervisione dell'ufficio tecnico di questo comune. L'hanno chiamata Dona Cibo 2015 gli studenti del liceo Torelli di Fano, che questa mattina, pochi minuti prima dell'intervallo, sono usciti di classe portando scatoloni pieni di cibo da donare a famiglie in difficoltà, generi alimentari non deperibili che i ragazzi hanno caricato su un camion messo a disposizione dai volontari del Banco Alimentare. Nei prossimi mesi agli studenti maggiorenni affiancheranno i volontari del Banco Alimentare e si recheranno nelle case di un centinaio di famiglie in difficoltà per consegnare loro, una volta al mese, un pacco di alimenti. L'iniziativa è attiva da diversi anni in molte scuole elementari e medie della provincia di Pesaro Urbino, ma quest'anno per la prima volta si è allargata a tre scuole superiori, tra cui il Torelli, che già aveva partecipato in massa alla colletta alimentare nei supermercati di Fano nello scorso 29 novembre. Seppie, merluzzi, lumache di mare, fragolini, gallinelle è il pesce di stagione che è meglio consumare in questo periodo poiché le quantità sono maggiori e il prezzo più conveniente, assieme alle altre varietà presenti tutto l'anno come alici, cozze, vongole. A consigliarlo è la Coldiretti Impresa Pesca, che ha inaugurato questa mattina a Fano il mercato a miglio zero con i prodotti ittici dalla rete alla tavola. Un'iniziativa promossa grazie al contributo del GAC Marche e dell'Atifano con il gruppo Pesca Servizi. Le casette, realizzate nella darsena centrale dello scalo cittadino, ospiteranno 8 imprese ittiche, più uno spazio per gli agricoltori ancora da perfezionare. Il tutto con l'obiettivo di fare gli interessi di consumatori e pescatori, garantendo uno spazio per la vendita diretta del pescato locale e promuovendo nuovi modelli di consumo. La compagnia di teatro dialettale Il Guitto ha annunciato che lo spettacolo Finché se scherza, in programma al Politeama per il 16, 17 e 18 marzo, è stato annullato in seguito alla delicata situazione che sta vivendo una componente della compagnia. Il suo dolore è il dolore di tutti noi, fanno sapere quelli del Guitto. I gruppi amatoriali come il nostro basano la loro attività sul divertimento. Quando i fatti della vita, tragici e improvvisi, lo fanno venir meno, non ci sono più le condizioni per andare in scena. L'attività del gruppo al momento è sospesa, riprenderà, conclude la nota, in tempi più sereni. La situazione delicata a cui fa riferimento la compagnia è quella della signora 84enne scomparsa da casa alla fine di febbraio e della quale non si hanno ancora notizie. L'anziana donna è stata cercata anche dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Bologna, lungo il Porto Canale e all'imboccatura del porto, fino anche in mare aperto. Purtroppo del corpo della signora nessuna traccia, nemmeno dopo la forte mareggiata dei giorni scorsi. Sono le immagini della partita di calcio organizzata dai giovani del centro Grizzly, una partita che si è disputata di fronte ad un discreto pubblico e che si è giocata nel pomeriggio a Fano, una partita a cui hanno preso parte anche i profughi alloggiati all'hotel Plaza del Lido di Fano, dove tra l'altro la serata è proseguita con una cena.
chiudiamo con il calcio. Domenica allo stadio Mancini di Fano si gioca la 26esima giornata del campionato di Serie D. In campo alle 14.30 l'Alma di mister Alessandrini, che è seconda in classifica con 53 punti e che si scontrerà con la 14esima in classifica, ovvero la Miternina. Differita lunedì alle 21 qui sul canale 17 di Fano TV. Ed è tutto per questa edizione flash del sabato, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.